Buongiorno family, benvenuti in questo nuovo vlog e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 24 maggio, tra poco è volato anche maggio, ragazze. Mamma mia, sta proprio passando, diciamo, questo metà anno. Sono le 9:05, io ho già chiuso perché giusto tra una decina di minuti devo andare dall'estetista, per cui ho già chiuso. Ora mi finisco di prepararmi e vado dall'estetista, per cui voi da così. E così mi troverete in un'altra maniera, per cui a dopo! Eccomi tornata a casa alle 12:30. Sono uscita dall'estetista alle 12:15 e 12:30 sono arrivata a casa. Oh, mi sono tolta, diciamo, 100 grammi d'addosso, tra baffetti, sopracciglia e sulle gambe. Mi sono fatta la ceretta completa, tanta bella, e notte mi sono finalmente rifatta le unghiette, questo bellissimo celeste e l'anulare brillantinato. Eccole qui, ragazze, bellissime, finalmente. Dopo 2 mesi ho di nuovo le mie unghiette. Questa volta ho scelto la forma a mandorla, perché così è la foto che ci ho fatto vedere all'estetista, e così ho deciso di farmela. E sento che questa è una ricostruzione, non me le sono fatte fare tante lunghe, però. Finalmente le mie unghiette mi sono mancate tantissimo. Adesso mi riposo 5 minuti perché sono venuta, ho messo i coccolatini alle mie bimbe. Ora mi faccio un bel bicchierone d'acqua, un pochino di caffè, una sigaretta d'uccio e aspetto l'orario che si fa per andare a prendere a mio marito al lavoro. E poi oggi vi porto con me perché andremo a fare, non dico tanto, ma un po' di shopping, e voi venite con me. Eccoci in macchina. Ciao, Emily. Allora, facciamo come TikTok. Dove mi porti? Dove mi porti? Shopping. Finalmente! Allora, sicuramente il negozio apre per le 4, Un'oretta, penso. però adesso andiamo a fare un attimo un pochino di spesa e poi vado a fare shopping per la sottoscritta. E sono wow, raga, sono wow. Ma voi lo volete vedere il shopping? Allora, ci vediamo dopo! Eccoci, family! Allora, una persona non è contento! No, sono contentissimo. Ci ho fatto spette sottini, neanche tanto, ragazze, perché un paio di santaletti, una maglia, una gonna Un completo, dai raga, e ci ho coperta con una bella maglietta a lui, è una bella maglietta pure a me. e tutto 31 euro, per cui non deve essere la parte che ci ho fatto spendere No, abbiamo preso poco. poco. Lei si è vestita completa e me la magliettina. Ma io tutta l'anno scorso, ma non è che ho fatto grandi cambiamenti No, fisicamente. ma la femmina lo sa, so, non devi spiegare.
Io ho fatto un grandissimo cambiamento dall'anno scorso ad adesso e ho bisogno di qualcosa per vestirmi, se no io sono nuda. Nuda stavo. Sono contenta perché uno, finalmente mi sono tolta tra virgolette uno sfisso. Sì, e poi quando sei vestita ci ridevano i pazzi che non ci arrivo, lo sanno che stamattina me li sono andate a fare. E inoltre sono super contenta anche perché dopo tutti questi sacrifici mi posso mettere i tacchi. Olè. Poi si è preso qualche vestitino. Scitto! Diverso. Scitto! Guardate la data. Non lo devi spolleare! A casa! Comunque lo vedo. No, a casa! Dico, guardandolo addosso è una soddisfazione dei sacrifici che ha fatto. Lo vedono a casa, noi ora stiamo a Eurospin. Ma fa un po' di spesuccia. Facciamo una piccola spesuccia. E poi sinceramente mi voglio togliere un altro sfizio. Quelli di assaggiare o i Magnum o i Raffaello. Ma vediamo, vediamo cosa sta facendo. Che dici? Ma vediamo. Vabbè, ora andiamo a Eurospin e poi ci aggiorniamo a casa. E eccoci a casa. Allora, sono andata da Tavi a fare il shopping, come vi abbiamo detto in macchina. I sandali ora li faccio vedere perché ce li ho già ai piedi e li faccio vedere magari o stasera quando chiudo il vlog o in un altro vlog. Comunque questa una semplice t-shirt a messe maniche per mio marito. Frutta Milano, perché logicamente essendo una milanista la scritta Milano non può mancare. Questa pacata 4 euro, è una taglia M per mio marito. Poi per me la mia, no, primissima, perché comunque l'ho avuta ma è molto più lunga quando ero bambina, diciamo la mia prima minigonna di jeans, è cotta, ragazze, è cotta la mia prima minigonna di jeans taglia L, pacata 9 euro, è una taglia L ma è bellissima, ragazze. Come vi ha detto mio marito prima, indosso. Com'è? Sta bene, sta bene. Poi io sono dietro le guide, prendi. Mi sono presa questa camicetta che fa in un modo tutto particolare, con queste bratelline in catenina oro, che poi con i santoletti che ho a piede fanno benissimo, fa molto bene. Questa qui l'ho pacata sempre il 9, ma è una taglia unica. Eccola qui, a messe maniche, e diciamo a fine della manica ci sta questo, diciamo, un po' di gioco, di molla. E amore, ce lo vuoi dire come stavo vestita bene nel camerino così? No, stava bene, Femi. L'ho detto già prima. Voglio essere sempre, dico sempre tutte le cose. Dopo si scoccia la Femi. Abbiamo deciso per il Magnum purgatorio. Purgare, ci dobbiamo purgare. E dopo la diamo anche a tassacciare. È un modo di dire, Poi
abbiamo preso le orecchiette, pantisecale, il mio latte preferito, la bevanda Triso, che non può mai mancare, spalla, formaggio al pesto fette, patate, latte per mio marito, tonno che è piuttosto solito, questo qui, e poi infine le buste per la plastica e carta, perché non ce l'ho passi comune, ma ce lo dobbiamo comprare noi, per cui ecco qui. Adesso mettiamo a posto, ci mangiamo il gelato e poi vado un attimo dal cinese. Tornate a casa dal cinese. Ciao. Ho preso le pratelline trasparenti perché la camicetta rosa avendo quelle catenine dorate sotto si vede il colore della pratellina, per cui certo che ora ho i reggiseni che si possono togliere le pratelline, mi sono presa questi qua trasparenti dai cinesi, un euro. Sì, sì. E poi io l'avevo, però mio marito l'ha rotte e mio marito l'ha ricoperata. Le ho rotte però alla fine per metterci un astuccio sopra. Diciamo un supporto per tenere le orecchie. Che poi non serve a niente perché il supporto era stretto, sono cinesate. Comunque. E si ruppero le orecchie. Mio marito l'ha rotte. Al morale della fame. Lui l'ha rotte e lui me l'ha ricoperate! Però abbiamo ricomprate da un altro, sempre cinesate, però da un'altra parte, però abbiamo trovato il modello più doc. Sono. Si sentono bene e sono compatibili sia per Android e sono rosa poi. È tipo un tessuto vellutato perché è bello al tatto. E ho di nuovo le cuffiette senza filo. No, sono belle e si sentono pure bene, però come noi abbiamo un amico che vede i telefonini e già ce lo chiese e ha detto che me le faceva un po' impresso. Adesso per arrangiarmi sono più che valide queste qua, perché comunque lo sappiamo sono cinesate e notturno, sai poi quanto. Ora in diretta con voi ci faccio una bella proposta e sento che a luglio è il tuo mio onomastico e il tuo compleanno che vengono insieme, io il 12 luglio l'onomastico e tuo compleanno il 13, eccolo proprio insieme appiccicati, sì. E allora a te ti serve qualcosa per la macchina e io quello ti regalo. Ora il scatta cantela, oppure cosa ti serviva? Oh, quanta cosa, non mi ricordo. Ti compro le batterie. Quello che ti serve per la tua macchina a scoppio. Però a me mi regali le iPod originale. Sì, Andiamo dal nostro amichetto. Sì, sì. Le a Pacani, dove ci siamo comprati i cellulari, l'iPhone, che possiamo il cellulare che è
veramente un grande, grande amico, e ogni tanto lo vedete perché pubblico il suo logo di Instagram, per cui se lo volete seguire lo potete benissimamente seguire. E se non ero, va anche spedizioni, se non ero, per cui se lo... Lo potete contattare, che è un amicone. Dite che vi mandiamo noi, non ci può quasi mettere. Fortuna Enzo. Si mette a disposizione, anche se è cordiale con tutti. Comunque, se non è, fa anche spedizione. Comunque, se è qualcosa, lo contattate, ci parlate e vi mettete voi poi d'accordo. E io ci chiesi... Se lo merita, sì, se lo merita lo sponsor, pure senza che ci ha detto niente, perché veramente è un ragazzo valido. E mi sembra che di Giuseppe Gennaro io ci chiesi l'iPod originale, quanto le menteva, e lui ha detto: non ti preoccupare, a te te le faccio un buon prezzo. Vieni qua, non ti preoccupare. Quindi quando una persona dice così, vieni qua, non ti preoccupare, te ne esci con le cuffie. Per cui? Te ne esci con le cuffie dal negozio. Per cui, ora mi tengo queste per lanciarmi. Sono buone, queste pure per il mare, sono ottime. Perché comunque prima c'è una, non si sentiva. Però si devono ricaricare bene bene, perché comunque sono nuove, non le abbiamo prese. Sono buone per lanciarmi. Ma a luglio, e sento che ancora non mi ha fatto neanche il regalo di compleanno. Non mi ha fatto ancora neanche il regalo di compleanno. Capito bene. A luglio mi fai un solo regalo che vale per tutto l'anno. La festa delle donne. Non c'è niente per tutto l'anno, ho fatto la battuta, vale per tutte e tre il le... mio compleanno, vale per tutte e tre le feste di donne. E per il mio onomastico, che logicamente viene un giorno prima del tuo compleanno. Sì, come il 12 o il 13. Per cui a luglio mi regalerai le iPod originali. Se sentite i botti sparare, perché sicuramente si sente un sottofondo. Oggi, come vi ho già detto, se non ero, è il 24 maggio, giusto tra un mese, è San Giovanni, è la festa di San Giovanni Battista, cioè il nostro patrono. Oggi però alzano i quadri, per cui da adesso fino a stasera alle 10, alle 11 spareranno una maniera tale. Per noi anche essi è brutto, questo è il secondo anno che noi vediamo il nostro santo patrono benedire le strade della sua città, di non benedire le campagne, perché l'importante è che si sta risolvendo la situazione, speriamo bene. Perché i contadini ci tengono tantissimo. Sì, è brutto, però no, okay. Ci tengono che viene a salutare e viene a dare buone augurie delle terre. Viene a benedire le strade della città, le campagne. E poi la cosa bella, come buone augurie, come dice, inizieranno bene, fare i raccolti buoni, tutte queste cose qua. E poi la cosa bella è che noi ci mettiamo con la testa sotto il mantello. Sotto il mantello, come segno di protezione. Io quest'anno già mi sono messa, anche se non si poteva fare, ma a me non me ne porta nulla. Abbiamo fatto una scappatina, di delle leggi che mettono, che non si può salutare il santo, questo e quell'altro. Poi alla fine stavamo solo io e lei, quindi... Perché io sono anche io sono anche e tale muro, anche per cui la mia cosa, la mia tradizione è mettermi con la testa sotto il mantello. Casca il monto, ma io me ce devo mettere. E mi ci sono messa. Anche l'anno scorso e anche quest'anno. Però non è tanto per la festa, diciamo, se per sé, che sembra brutto, perché
capirai, le bancarelle, l'armata. Non è questo che personalmente mi interessa, ma a me mi interessa che noi acresi, anche se dobbiamo fare qualcosa, non ci muoviamo affinché non passa il santo per sotto casa. Per esempio, io 2 anni fa E fuochi d'artificio in quantità. Il 2019 a luglio dovevo andare da un nutrizionista. Ci mandai il messaggio: vengo un quarto d'ora, mezz'ora più tardi. Ma io non mi muovevo da casa mia, che doveva passare il santo, se non passava prima San Giovanni. Lui stava a lavoro. Sì, lo fece il pomeriggio. Però io non mi muovevo da qua se il santo non avesse passato prima per casa mia. Anche quando qualcuno doveva andare a scuola, che poi la festa capita il 24 giugno, diciamo, è quasi i giorni che fanno l'esame all'università, al liceo e questo e quell'altro. E molti ragazzi non si muovevano se non passava San Giovanni per sotto casa, si mettevano con la testa sotto al mantello e poi andavano a scuola. Per noi è un sansa, una tradizione, e io su questo non te accico, mi devo mettere e mi ci metto. Comunque, detto ciò, io vi saluto. Ah, che vi saluto? Ma che vi saluto? Te lo sei mangiato il bucatoio? Ah, immagino. E ce lo vuoi dire? Io mi dimentico, ma tu proprio. E infatti, non stavo dimenticando. Comunque, è veramente speciale il bucatoio. Abbiamo scelto tra il Ferrero o il Ferrero Rocher. Abbiamo scelto il Magnum, il bucatoio. Comunque, che ci abbiamo detto prima, forse dovevamo provare i gelati. Il Ferrero Rocher. E Raffaello, no, il Ferrero Rocher. Ma io hai deciso tra Raffaello e il Magnum, il Bucatoio. Questi erano i miei due gelati che volevo provare. Sì, ma com'è? Comunque al finale è ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Però raga, tre nella confessione. Tre, però nel diciamo la grandezza, ho detto vabbè, prendiamo tre. Macro, macro! Sono quelli grandi. Ma alla fine era un intermedio. No, amore, è macro, macro. Alla fine era meglio se prendevamo il Raffaello, stavamo là. Però ce n'era uno in più. Il Magnum originale sono più chiattoni. Esatto, detto, questo è macro, macro. Mi aspettavo tre grandi. Questo è macro, macro. Comunque, buonissimo. Comunque è ottimo, vale la pena. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.